Salve a tutti signori, oggi sono qui a parlarvi di un argomento interessante, è un approfondimento non troppo tecnico sul funzionamento del sensore delle fotocamere digitali, quindi quel solito rettangolino che vedete con dei colori strani che ci permette di fare foto e video. È presente praticamente su ogni dispositivo dotato di fotocamera, ovviamente di ultima generazione, non stiamo parlando di roba dell'anteguerra, e oggi vi dirò di cosa è fatto e che tecnologie utilizza per comporre la foto. Questa tra l'altro è anche la mia tesina che porterò all'esame di maturità 2017 e quindi devo cercare di farla in un tempo, diciamo, regolamentare. L'unica volta che farò dei tagli sarà quando girerò la pagina e che sarebbe il cambio slide. Bene, cominciamo col dire che il sensore non è altro che un dispositivo che converte la nostra luce, cioè quella che cattura, in un segnale elettrico. Lo fa tramite dei fotodiodi, che sono dei diodi sensibili, casualità, alla lunghezza d'onda della luce stessa. Praticamente grazie a queste file di fotodiodi lui prende una serie di segnali che poi andrà a elaborare nel modo in cui preferisce. Il sensore lo andiamo a ricavare da un wafer di silicio che sono rotondi e ne possiamo ricavare quanto più la grandezza del sensore sarà piccola. Parlando di grandezze di sensore abbiamo qui una tabella da me rivisitata dove vediamo i principalmente utilizzati, i più piccoli, gli 1 barra qualcosa che è un sistema di misurazione risalente ai tubi catodici abbastanza scomodo, sono quelli utilizzati in dispositivi mobili o piccole compatte, mentre a salire fino ad arrivare al full frame e medio formato abbiamo le cose utilizzate professionalmente, quindi da fotografi e ovviamente nel cinema. Il riferimento per questa tabella lo dà il full frame che ha un crop pari a 1, il che significa che dobbiamo moltiplicare questo numero per la lunghezza focale del nostro obiettivo per ottenere la reale lunghezza focale. I due tipi di sensori esistenti sono il CCD e il CMOS. Il CCD è il sistema più vecchio e meno utilizzato e praticamente funziona trasferendo la luce che il fotodiodo ha preso fino ai bordi del sensore, dove poi viene amplificata, riportata alla riga sotto e infine convertita in segnale. In questo modo il sensore utilizza la corrente, quindi delle cariche elettriche, e ha un dispendio di energia maggiore, mentre il CMOS ha un amplificatore, un convertitore dietro ogni fotodiodo, il che significa più rumore, perché ogni device elettronico, ogni dispositivo ha comunque un suo disturbo. Però utilizza differenza di potenziale, il che significa che alla fine della fiera esso consuma meno. Il CMOS è praticamente il più utilizzato in commercio al momento. Parlando in concreto di fotografie digitali, sappiamo tutti che sono composte da pixel e ad ogni pixel corrisponde un fotodiodo sul sensore. Quindi se abbiamo un sensore da 2560x1920 fotodiodi, ci troveremo una foto da circa 5 megapixel, 4.900.000 qualcosa. Basta che moltiplicate altezza per larghezza e vi trovate ovviamente l'area del sensore e quindi la risoluzione della foto effettiva. Ci sono però dei pixel in più sul sensore, cosiddetti di servizio, perché aiutano la fotocamera con la calibrazione della temperatura dei colori, del contrasto, eccetera, e che non sono contati nella risoluzione effettiva dello stesso, quindi non vanno a comporre la foto. Si parla appunto di risoluzione effettiva quando si dice di un sensore i reali megapixel che vengono utilizzati per fare la foto. Quelli in più sono appunto di servizio e non vengono considerati. Questo lo potete leggere su qualsiasi scheda tecnica di fotocamera che potete trovare su internet. C'è un fatto però, i sensori vedono solo in bianco e nero, o meglio vedono solo in scala di grigi, quindi come facciamo per fargli vedere tutti i colori del mondo reale? Beh, semplicemente prendiamo un filtro fatto dal colore verde, blu e rosso, che poi sono i 3 colori che compongono tutte le sfumature possibili che possiamo vedere, e ce lo mettiamo davanti, quindi un fotodiodo che avrà davanti un filtrino blu vedrà solo blu, uno verde solo verde, eccetera. Un filtro molto comune è il filtro Bayer che vedete qui come sfondo di questa slide, dove i verdi sono predominanti, questo perché il nostro occhio è più sensibile a questo tipo di luce. Per creare la vera immagine a questo punto andiamo a raccogliere i pixel in piccoli gruppetti con il processo denominato demosaicizzazione. Lo spazio che rimane tra un fotodiodo e l'altro viene utilizzato per metterci delle microlenti che convoglieranno la luce per far sì che non venga dispersa. Parlando però del processo effettivo di demosaicizzazione, c'è da dire che non sembra molto conveniente, perché se noi scattiamo una foto da 5 megapixel e poi andiamo a lavorare via software, essa diventerà da solo 1,3 megapixel. Questo perché? Perché se ci pensate non si scatta con i veri colori che ci sono nella nostra scena, si scatta con questi 3 colori, quindi il verde, il blu e il rosso, che vanno per forza combinati assieme, e se li combiniamo 3 diventano 1 per esempio, perdiamo risoluzione.
Infatti la vera risoluzione delle foto è metà in altezza e in larghezza di quella che realmente sarebbe, che in questo caso è moltiplicato da 1.3 milioni di pixel. Come facciamo a risolvere, cioè come facciamo ad ottenere una vera foto da 5 megapixel come siamo abituati? Semplicemente è abilità del software che potrebbe andare a raccogliere più volte dei pixel in vari gruppi per far sì che venga fuori il vero colore, la vera immagine che noi andiamo a cercare. Pentax ha studiato questa tecnica e l'ha evoluta con il cosiddetto pixel shift. Di cosa si tratta? Di un raggruppamento di 4 in 4 pixel che avviene molte più volte rispetto al normale e quindi si riesce a superare la risoluzione del sensore stesso. Però è una cosa più adatta ai professionisti, siccome noi amatori non notiamo praticamente nessuna differenza neanche vista al PC. Ovviamente le foto scattate con questa tecnologia hanno un peso molto più grande rispetto a quelle normali. Parlando adesso di problemi, ce ne sono due principalmente che affliggono i sensori digitali. Uno è il rumore, lo conoscete tutti, si manifesta come della granulosità sulla foto stessa, che se andiamo a zoomare scopriremo essere dei pixel con colori completamente sballati, e avviene soprattutto in situazioni con poca luce e soprattutto se i nostri fotodiodi sono piccoli. Quindi più i fotodiodi sono grandi e più di solito il sensore è grande, meno potrebbe succedere questo problema qui. Un altro problema è la sovraesposizione. Per spiegarla devo introdurvi la gamma dinamica di un sensore. La gamma dinamica di un sensore sarebbe tutto il range che riesce a coprire in quanto riguarda colori, che va dal bianco puro al nero pieno. E se noi andiamo a sfondare da una delle due parti non potremo più ricavare informazioni da quel fotodiodo, da quel pixel. Di conseguenza, per metterlo alla prova basta che prendete una foto con un grande contrasto tra il soggetto in primo piano e, che ne so, il cielo. Come vedete in questo esempio il cielo è risultato un lenzuolo completamente bianco, mentre la parte sotto si vede perfettamente. Questo perché l'esposizione era settata per fare in modo che si vedesse solamente il soggetto sotto e abbiamo perso qualsivoglia informazione riguardante il cielo. Uno dei modi per risolvere questo problema è utilizzare la funzione HDR, che fa più di uno scatto con diversa esposizione, li combina assieme e le foto vengono veramente veramente belle. Tutto quello che vi ho raccontato fino adesso è interessante, sì, però sappiate che il sensore, nonostante elaborazione software, filtro eccetera, riuscirebbe a scattare semplicemente una grande sfumatura della nostra inquadratura. Questo perché? Perché non può mettere a fuoco da solo, necessita di un obiettivo che alle volte incide più sulla qualità fotografica o video che non fa il sensore stesso. L'obiettivo perché è circolare, è rotondo e non è rettangolare come il sensore? Beh, intanto per una questione di praticità e di aggancio, e secondo perché le lenti che ci sono dentro sono lenti curve e l'unico modo per farle è farle rotonde. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, penso di aver accelerato anche un po' troppo rispetto a come lo spiegherò realmente, e sappiate che non sono entrato troppo nei tecnicismi, ovviamente ci sarà qualcuno che ne sa più di me, ma sono sicuro che alcune curiosità non le sapevate. Bene, per questo video è tutto e ci vedremo alla prossima!